Medicamen è da 40 anni il punto di riferimento per i baresi e non solo nell'ambito della parafarmacia e sanitaria. All'interno dell'attività, vasto assortimento di dermocosmesi, calzature sanitarie ed ortopediche. Medicamen, inoltre, è rivenditore autorizzato Fratelli Tomasi Calzature. Tante poi le novità, tra cui elettrocardiogramma, holter pressorio e cardiaco, plantari su misura e la possibilità di una visita specialistica con un tecnico ortopedico. Numerose idee regalo per Natale e non solo. Medicamen, sanitaria e parafarmacia del dottor Mariano Rubini, è in via Melo 207B, Bari. Telefono 080 523 7646. Medicamen, da 40 anni, è al vostro servizio. Il 30 dicembre si è ricordata la vittima innocente di mafia Anna Rosa Tarantino con l'inaugurazione della Strada degli Eroi. Dal Consiglio Comunale, disco verde alla messa in liquidazione dell'ASV, i dipendenti saranno assorbiti nella Samp. Christmas Fashion Night, una serata all'insegna della moda e della musica al Teatro Traetta. A Cisternino, in corso le final di Coppa Italia regionale di calcio a 5, avventura finita per il Futsal Bitonto, ora tocca alla Polisportiva Fai. Buonasera e bentornati a Doppio Zero Notizie, l'appuntamento con l'informazione cittadina settimanale. Il 30 dicembre scorso è stata inaugurata la Strada degli Eroi, una via per ricordare le vittime innocenti di mafia. Prima tra tutte Anna Rosa Tarantino, barbaramente uccise il 30 dicembre 2017, ma anche Marconi, Fonte, Falcone e Borsellino, in un percorso che si snoda da via Robustina a via San Luca. Abbiamo voluto questa iniziativa perché volevamo lasciare qualcosa di permanente in città in memoria di Anna Rosa Tarantino. Tra le lacrime e la commozione, specie dei familiari, spero che la ricordiamo per sempre. Si è scoperta una targa su via Porta Robustina che ricorderà per sempre Anna Rosa Tarantino, vittima innocente di uno scontro a fuoco tra clan malavitosi che avvenne 2 anni fa, proprio tra quegli archi che dividono la strada dei nostri eroi. Una serpentina nel borgo antico che arriva fino a via San Luca, che avrà perennemente illuminate le frasi degli eroi dell'antimafia. Quella di Peppino Impastato è stata rotta, mentre ad altre 3 scritte sono stati staccati i fili di alimentazione, ma si tornerà ad accenderle per dare un segnale forte. Attraverso queste frasi lasciamo il ricordo di un'esperienza, di una vita. Spero che i nostri ragazzi, leggendole, si incuriosiscano e si informino di come queste persone hanno sacrificato la loro vita per difendere noi stessi, cioè per difendere la società civile. Se noi non garantiamo che questo sacrificio diventi una lezione per le nuove generazioni, l'avremo uccisa la seconda volta. Autorità civili, militari, cittadini comuni sono scesi in strada per mostrarsi compatti e dare un segnale forte alla criminalità organizzata. Per dire a quella criminalità organizzata basta, perché solo chi ha perso una persona cara può capire il dolore di quella famiglia. La città è unita, è forte, è compatta ed è granitica nella lotta alla malavita e al malaffare. In questi casi non ci devono mai essere divisioni, dobbiamo essere tutti uniti contro chi purtroppo compie questi gesti malavitosi nei confronti della comunità e lancia un segnale invece alla malavita. Bitonto è una città sana, è una città pulita, è una città onesta e tale deve rimanere. Tra i presenti anche Paolo Marcone, figlio di Francesco Marcone, direttore dell'ufficio registri di Foggia, ucciso dalla mafia nel 1995, a cui è stata dedicata una frase sulla strada dei nostri eroi. Ricordiamo mio padre con una frase che ripeteva sempre: lo Stato siamo noi. È racchiuso quello che è il messaggio che lui voleva dare a tutti i cittadini, che ognuno quotidianamente nei propri gesti, nelle proprie azioni, deve rendersi responsabile per il buon funzionamento di questo Stato. Bitonto avrà il suo terzo defibrillatore pubblico per una città sempre più cardioprotetta. Questo, donato dalla Onlus Orizzonti Futuri, sarà posizionato all'esterno della villa comunale, visto l'alto tasso di runners presenti nella zona. Presenti durante la manifestazione anche i delegati locali di Fidas e Teleton, il servizio. Se puoi sognarlo, puoi farlo.
Partono da questa bella frase nata dal genio di Walt Disney, i propositi dell'associazione Amici del Cuore di Bitonto, nata nel 2016 dopo la tragica morte del giovanissimo Giuseppe Albi per un arresto cardiaco. La tristezza si è tramutata in forza e determinazione e sabato scorso hanno donato alla città il terzo defibrillatore pubblico per una Bitonto sempre più cardioprotetta. Dopo la donazione e l'installazione in Piazza della Noce e Piazza Cavour, quindi anche l'esterno della villa comunale sarà dotato di una postazione salvavita. Noi doneremo la restante parte della postazione, quindi il totem, che verrà affisso e messo nella zona all'entrata della villa, perché sappiamo che la villa ormai ci sono bambini, ma ci sono anche runner, ci sono delle corsette amatoriali, pertanto è una zona dove l'indice di un eventuale arresto cardiaco è alto, pertanto abbiamo deciso anche di metterlo lì. Questo è stato possibile grazie all'impegno della Onlus Orizzonti Futuri. Lo facciamo ormai da 7 anni, cerchiamo di farlo donando non soltanto defibrillatori ma qualsiasi sistema di sicurezza che possa migliorare la qualità della vita delle persone. L'associazione Amici Bitontina del Cuore ha fatto una richiesta formale alla nostra Onlus e l'abbiamo ritenuta meritevole di attenzione, perché guardava verso il mondo del bisogno e abbiamo deciso di fare questa donazione. L'occasione inoltre è stata propizia per radunare sul palco del Traetta numerosi amici, tra cui il medico poeta Michele Muschitiello, Mirko La Cassia e Daniela Lovascio, rispettivamente delegati di Fidas e Teleton, dei bambini della scuola calcio Olimpia Bitonto e in ultimo il maestro Gerardo Mancazzo, che ha accompagnato gli spettatori per tutta la serata con i suoi brani inediti, frutto di un lavoro decennale. Non vedevo l'ora di essere a Bitonto, nella mia città natia, e fare un omaggio appunto alle mie radici. Il medico anestesista Felice Spaccavento dà vita all'interno dell'ospedale di Terlizzi a un ambulatorio per le cure palliative e terapie del dolore, che offrirà anche prestazioni domiciliari ai malati oncologici e non. Sarà un importante riferimento per Bitonto, conosciuta come Città del Sollievo, e per le realtà limitrofe. Nascerà a gennaio l'ambulatorio per le cure palliative e terapie del dolore nell'ospedale di Terlizzi. Sarà un importante punto di riferimento anche per Bitonto. Ci sarà la possibilità di offrire specifiche prestazioni domiciliari ai pazienti oncologici e non. Tale servizio rientrerà nell'unità semplice di fragilità e complessità assistenziale dell'ASL. A dirigere l'ambulatorio sarà il medico anestesista Felice Spaccavento. L'ambulatorio di terapia del dolore sarà dedicato anche ai malati oncologici. Noi cercheremo di portare in tutti i distretti afferenti, quindi il distretto 1, 2 e 3, l'ospedale a casa delle persone. E l'ASL ha fatto un investimento importante comprando degli ecografi e degli apparecchi per poter gestire gli accessi vascolari a domicilio del paziente. Questa è una cosa che non c'è ancora codificata da nessuna parte. L'ambulatorio sarà aperto il mercoledì pomeriggio e il venerdì mattina con accesso tramite prenotazione CUP. Affiancheranno il medico referente Spaccavento 6 infermieri specializzati che serviranno un bacino d'utenza abbastanza ampio. Infatti, l'ambulatorio tratterà la terapia antalgica per pazienti con dolore cronico, associato agli effetti della chemioterapia e a malattie neurologiche come SLA, sclerosi multipla, Parkinson e malattie rare del bambino. Sarà possibile anche la prescrizione di cannabis terapeutica secondo la normativa vigente. Anche centro di riferimento anche per la prescrizione dei cannabinoidi. Voi sapete che la Regione Puglia è in avanti rispetto ad altre regioni d'Italia, grazie al governo Vendola precedente che ha investito, e a quello attuale. Noi abbiamo praticamente numerosi pazienti che vengono dalle ASL vicine e addirittura praticamente di regioni vicine. Quindi questo punto di riferimento potrà essere veramente un nuovo modello per fare praticamente sanità, sempre mettendo al centro il paziente. Questa è la mia idea, ma ho notato volentieri in questi mesi che le dia anche dalla direzione strategica della mia ASL. Nell'ultimo Consiglio Comunale del 2019 l'Assemblea ha dato il via libera al piano delle partecipate. Dopo oltre 50 anni l'azienda Servizi Vari sarà messa in liquidazione e questo potrebbe significare il fallimento. I dipendenti invece saranno assorbiti nella SAMP,
il nuovo soggetto che da aprile si occuperà della raccolta dei rifiuti. Vediamo il servizio. L'annuncio è arrivato nell'ultimo consiglio comunale del 2019 e a darlo è stato l'assessore all'ambiente Domenico Incantalupo. Si parlava di società partecipate insieme al comune di Bitonto e sono emerse due novità, una purtroppo legata all'altra, inevitabilmente. Da un lato c'è che dopo anni di attesa, rinvii e ricapitalizzazioni, la SAMB, la nuova società che gestirà il servizio rifiuti a Bitonto, Ruvo, Corato e Terrizi, partirà a meno di ulteriori problemi nel mese di aprile. Da tutto ciò deriva l'aspetto negativo, e cioè che per legge, non potendo avere quote in una società concorrente a quella che sta per partire, da Palazzo Gentile sono costretti a mettere l'azienda servizi vari in liquidazione. Altrimenti detto, le quote comunali, il 60%, circa 6 milioni e 600 mila euro, verranno messe sul mercato. Lecito allora domandarsi quale sarà il futuro della storica ex municipalizzata, che da anni è in difficoltà, viste la mancata approvazione del bilancio 2018 e la mancanza di un piano di risanamento industriale. Come farà, si è chiesta all'opposizione in aula, a onorare i debiti con le banche e i fornitori se è in costante perdita? E non sono in pochi, allora, a temere che il fallimento sarà una naturale conseguenza di tutto e sarà un altro gioiello che avremo disperso. Buone notizie, invece, per le maestranze, che non dovrebbero avere problemi per il trattamento di fine rapporto e che passeranno nella nuova società. E ora parliamo di viabilità. Senso unico su via Traetta e sul Lungolama e interventi sulla viabilità e illuminazione della SP231. Sulla mobilità il 2020 sarà un anno ricco di novità. La città di Bitonto si prepara ad approvare definitivamente il PUMS, il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, che prevederà il senso unico su via Traetta e su Lungolama, con un restringimento della corsia e un allargamento dei marciapiedi. La città diventerà una sorta di grande rotatoria all'interno in cui verranno eliminati sostanzialmente i principali doppi sensi che ci sono in questo momento e che aumentano sicuramente lo smog, che hanno parecchia confusione, incoraggiando, devo dire, anche l'utilizzo dell'auto inopinatamente, cioè anche quando non sarebbe necessario. Interventi per ridurre l'uso dell'automobile e incitare la gente a spostarsi a piedi, in bici o con mezzi pubblici. Nel lungolama si aumenteranno i marciapiedi, perché dove riduci lo fai a senso unico, lo fai anche per aumentare i marciapiedi, quindi invitare la gente a camminare e a godersi di più la città. E altre novità sulla mobilità arriveranno presto, assicura il sindaco, con una pista ciclopedonale che collegherà Bitonto al suo bosco partendo da Via Cela e passando per le due frazioni. Previsti interventi anche sulla mobilità, sui ponti e sull'illuminazione pubblica sulla SP231, attualmente carente in diversi punti, principalmente all'altezza degli ingressi per la città, con disagi per gli automobilisti. Sul ponte di Via Palo siamo riusciti a far partire i benedetti lavori dopo aver stanziato i fondi necessari in città metropolitana, e adesso ci sono i lavori in corso, quindi sarà sicuramente più illuminato. E comunque l'SP231, per quanto riguarda lo sviluppo industriale che poi ha avuto Amazon stesso e sull'SP231, sicuramente merita degli interventi molto più grossi. Il giovane musicologo Adriano Morea ha organizzato al tramonto dello scorso anno nel Salone della Galleria Nazionale di Vanna un concerto ed una conferenza per ricordare l'indimenticato professore artista Mario Moretti, scomparso il 12 agosto 2018. Un museo d'opere d'arte è tempio di colori e sogni. La musica è preghiera di note, ora allegre, ora struggenti. Per questo non si poteva ideare evento più bello per ricordare il professore artista Mario Moretti, viscerale appassionato di bitontinità in ogni sua sfaccettatura, scomparso ad agosto del 2018, ma mai dimenticato da chi lo ha avuto caro. Proprio come il giovane Adriano Morea, organista sublime e studioso di classicità e cultura musicale, che al tramonto del 2019 ha organizzato un duplice evento: un piccolo concerto con Dario Cappiello, Giuseppe Antonio Palmiotti, Michele Saracino, Gabriele Marzella, ovvero sia il quartetto d'archi Time to Quartet, che ha eseguito musiche del medesimo Morea, di Traetta e, per la prima volta in assoluto, la sonata per violino e pianoforte di Domenico Danza, dedicata alla memoria di Mario. A margine del concerto è seguita una piccola, catturante conferenza in cui Morea, con certosina acribia,
ha esposto in anteprima i frutti del suo ultimo anno di ricerche musicologiche, che lo hanno condotto in Belgio e virtualmente in Spagna, sulle tracce di una inedita messa napoletana di Tommaso Traetta, comparata con quella di François Kraft. Lavoro che confluirà nella sua tesi di laurea specialistica in musicologia, ispirato anch'esso dall'azione diuturna di Mario, strenuo promotore della riscoperta di Traetta nella nostra città, e anima ironica del Centro Studi e Ricerche Bitontino, come ricordato dai professori e di lui storici amici Nicola Pice e Stefano Milillo. Ha moderato l'incontro da par suo con acutezza e sensibilità il giornalista Domenico Saracino. Al Teatro Traetta la Christmas Fashion Night, una serata di moda e musica organizzata da Carmen Martorana, accompagnato da I Divini, cover band del Volo. Il 2019 del Teatro Traetta si chiude con una affascinante serata di moda, la Christmas Fashion Night, targata Giulio Lovero, stilista bitontino che ha presentato alcune sue creazioni messe in passerella. Le modelle sono state esaltate nella bellezza grazie al make-up di Alessandra Centrone e alle acconciature di Maria Altomare. Ad incorniciare la serata ci hanno pensato I Divini, la talentuosa tribute band del Volo. L'evento, patrocinato dal Comune di Bitonto e dalla Camera della Moda della Puglia, è stato organizzato da Carmen Martorana Eventi. Devo dire, sono felicissima, ormai per me Bitonto è diventata casa artistica, e sono felicissima perché riesco a mettere insieme quello che è il nostro patrimonio artistico culturale, perché siamo veramente in un gioiello della vostra città che è il Teatro Traetta, con l'alta moda e anche con la musica di alto livello. Perché per quanto riguarda l'alta moda abbiamo Giulio Lovero, l'atelier Miss and Lady, che veramente sfilerà degli abiti spettacolari, anche molto scenici. Giulio ha tenuto conto del luogo in cui siamo, quindi sono abiti veramente teatrali. Il Cenacolo dei Poeti di Bitonto e Suor Grazia Anna Morelli lanciano il concorso Una poesia per il Senegal per finanziare microprogetti di imprenditoria locale. Si tratta di dare un contributo inviando un pensiero, una poesia, una preghiera ed evolvendo una modica quota di iscrizione entro il 20 aprile del 2020. Il Cenacolo dei Poeti di Bitonto e Suor Graziana Morelli, facente parte della congregazione Suore Missionarie della Società di Maria, lanciano il concorso Una poesia per il Senegal. Si tratta di un contributo letterario per finanziare dei microprogetti che vadano a incrementare in Senegal l'imprenditoria locale. Io sono in Senegal da quasi un anno e mi sono resa conto che i giovani non hanno un reale sbocco lavorativo e non ci si deve meravigliare che poi ci siano i barconi che arrivano fino qui. Ecco, proprio perché chiunque in quella situazione cercherebbe un futuro migliore. Quindi l'idea che ci è venuta a noi come parrocchia San Giovanni Paolo II di Gediawai è proprio questa, cioè di creare possibilità di lavoro per i ragazzi. Allora abbiamo invitato i giovani che vogliono realizzare qualcosa in loco a presentare dei progetti che possono essere di allevamento, di agricoltura, di tintura dei tessuti e altre cose, di cucito, di aprire un negozietto, un laboratorio di taglio e cucito. E quindi presentare questi progetti, noi li vagliamo, e vediamo se siamo nella possibilità di finanziarli e poi investiamo nel progetto e accompagniamo il progetto fino a che comincia a restare in piedi da solo. Poi ritiriamo l'investimento e investiamo in altri progetti per altri giovani. Per partecipare al concorso basta inviare entro il 20 aprile del 2020 una poesia inedita a tema libero, una riflessione breve sull'Africa o una preghiera mariana all'indirizzo cenacolo.dei.poeti@gmail.com o per posta alla libreria del Teatro di Bitonto con una breve dichiarazione firmata di proprietà dell'opera e l'attestazione di versamento della quota di iscrizione di 5 euro al conto corrente delle Suore Mariste con la causale Microprogetti Senegal Suor Grazianna.
E ora passiamo allo sport e partiamo con il calcio a 5. Domani e dopodomani le Leoncelle di mister Danilo Danisi si giocheranno il primo obiettivo stagionale, ovvero la Coppa Puglia, con la Final Four in programma in quel di Cisternino. A contendere loro il trofeo saranno Capo di Leuca, San Michele e Leverano. Si inizia domani alle ore 15, l'eventuale finale invece è in programma il giorno dell'Epifania alle 16. L'obiettivo è davvero di quelli importanti, portare a casa all'ombra dell'Olivo per la prima volta la Coppa Puglia, il prestigioso trofeo regionale, che poi dà diritto a disputare persino le fasi nazionali. E la Polisportiva Bitonto, qualificatasi in rimonta e grazie al roboante successo contro il Canosa di 2 settimane fa, ha tutte le carte in regola per fare la voce rossa, sia per la fame di vittorie inculcata dal presidente Silvano Intini, sia per il roster di assolute fuoriclasse che sta dominando ben battuto il campionato di Serie C, sia perché vincere tutto in questa stagione è la mission dichiarata. Lo sa bene il mio mister Danilo Danisi, all'esordio sulla panchina delle Leoncelle, 9 mesi dopo aver lasciato quella maschile. La manifestazione di per sé è tanto importante, la rassegna di Coppa Regionale è sempre un palcoscenico importante. Ci arriviamo sempre al meglio, stiamo lavorando, le ragazze rispondono bene, speriamo insomma di essere come da diktat dell'alta dirigenza, sempre protagonisti. E per vincere saranno necessari i gol di tutti, soprattutto quelli del bomber Carmela Anacleto, trascinatrice delle compagne proprio nella Coppa Regionale. Siamo molto concentrate, entusiaste di fare questi 2 giorni, speriamo 2 giorni, belli, pieni, che ci diano tanta gioia. Ma serviranno anche le parate delle 2 saracinesche in porta, allenate da un veterano come Antonio Liso. Cercare di non trascurare neanche un minimo dettaglio, e ovviamente più ci avviciniamo a domenica e diciamo che la sana tensione sale. La speranza allora è di iniziare il 2020 sportivo con il grande botto. Non bastano invece cuore e coraggio al Futsal Bitonto, che deve arrendersi nei quarti di finale di Coppa Italia alla corazzata Itria per 5-3. Esce a testa alta la formazione neroverde che per la prima volta ha portato la città di Bitonto e il calcio a 5 bitontino alle Final Eight. Esce a testa alta tra gli applausi il Futsal Bitonto, che saluta ai quarti di finale la Final Eight di Coppa Italia di Serie C1 di calcio a 5, in programma fino al 6 gennaio in quel di Cisternino, al Pala Peppino Todisco. I neroverdi hanno dovuto arrendersi alla corazzata Itria padrona di casa per 5-3 al termine di una gara dai 2 volti. Primo tempo di grande sofferenza per i bitontini, chiuso sotto di 4 reti, ma grande reazione nella ripresa col Bitonto che accorcia prima con lo russo e prova disperatamente a riaprire il match con 2 magie di Barbosa a poco più di 1 minuto dal termine. I uomini di mister Pietro Di Bari provano l'assalto finale per tornare definitivamente in gara, anche sfruttando il quinto uomo di movimento, ma Lovascio per 2 volte spreca l'occasione del quarto gol che avrebbe rimesso tutto in discussione. Peccato davvero per il Bitonto, che ha dimostrato comunque di non mollare e di crederci fino all'ultimo nonostante anche le numerose difficoltà di formazione. Infatti i neroverdi hanno affrontato l'Itria con diverse defezioni che ne hanno ridotto rotazioni e qualità, come quelle degli squalificati De Cillis e Orlino e degli infortunati Zerbini e Palermo. Terminata l'avventura nelle Final Eight di Coppa Italia, prima storica volta per una squadra di calcio a 5 maschile bitontina, ora l'attenzione dei Futsal Bitonto dovrà necessariamente spostarsi sul campionato e sulla corsa verso la Serie B attraverso magari un piazzamento playoff. Con l'Itria davanti 5 punti e capolista solitaria, i bitontini sono chiamati in prima istanza a difendere il secondo posto e gli 11 punti di vantaggio sul Futsal Barletta terzo, perché chiudere la stagione regolare con un margine pari o superiore a 8 punti sulla terza significherebbe evitare la disputa dei playoff regionali ed accedere a fine maggio direttamente ai playoff nazionali col triangolare con Campania e Abruzzo. Una strada non facile ma neanche impossibile per portare Bitonto per la prima volta in un campionato a carattere nazionale nel calcio a 5. E ora passiamo al calcio. Domani torna il campionato di Serie D con il Bitonto che riparte dopo la sosta invernale e la sosta natalizia, ospitando alle ore 15 al Città degli Ulivi il Francavilla per la 18ª giornata prima di ritorno del girone H. Ecco le dichiarazioni pre-partita rilasciate ai nostri microfoni da mister Roberto Taurino.
Mister Roberto Taurino, domani Bitonto Francavilla ricomincia il cammino del Bitonto verso un obiettivo, un sogno. Come ha ritrovato la squadra dopo la sosta e cosa si aspetta dalla gara di domani, anche in virtù della novità in panchina del Francavilla con il ritorno di mister Lazic? Sì, ritorniamo al calcio giocato. È stato questo periodo di festività, ci sono stati alcuni giorni di riposo, però poi comunque si è continuato a lavorare. Certo, non c'era l'obiettivo domenicale. Ora, dopo questa settimana di pausa, ritorniamo a giocarci tre punti, ritorniamo a giocarci qualcosa di importante, ritorniamo a giocare per inseguire appunto quel sogno che piano piano ci stiamo costruendo. Quindi vediamo, parte un nuovo girone, parte un nuovo campionato, si azzera tutto e si riparte. E la squadra ha lavorato bene, sinceramente, quindi spero domani, sono curioso anch'io, ma la speranza è quella di ritrovare il Bitonto affamato, il Bitonto voglioso di portare a casa tre punti che ci permettano di ripartire il girone di ritorno con lo stesso piede con cui abbiamo lasciato il girone d'andata. La condizione generale della squadra: domani sarà squalificato Marsili a centrocampo, tutti disponibili? Sì, ci sono un paio di acciaccati, però dovremmo avere tutti a disposizione, quindi la squadra sta bene, ripeto, ha lavorato bene. Ora vediamo domani soprattutto di riconnetterci mentalmente al campionato, ecco, a quelle che sono le difficoltà di un campionato che sappiamo già difficilissimo. Quindi domani vedremo se la squadra mentalmente è riconnessa a quello che è stato un percorso fino adesso brillante, e per valutare anche la volontà di questa squadra di voler arrivare fino in fondo a giocarsi qualcosa di importante. Prime impressioni su Pierno, l'ultimo arrivato, classe 2001, dalla primavera del Lecce? No, Pierno è un ragazzo che abbiamo seguito già a inizio anno, volevamo portarlo già a inizio anno qui, e il Lecce però all'inizio non ha voluto privarsene, e ora probabilmente un po' perché probabilmente hanno capito, o forse hanno valutato meglio, che per il ragazzo possono essere 6 mesi di maturità, quello di giocare in un campionato difficile come la Serie D, un po' forse perché hanno potuto apprezzare la serietà della società, hanno conosciuto il presidente, quindi qui ci sono le condizioni anche per i ragazzi per lavorare bene e per maturare. Abbiamo avuto questa possibilità, anzi ringrazio il Lecce che ci ha dato la possibilità di avere un giovane come Pierno a disposizione. Vediamo, il ragazzo si è inserito benissimo, conosce diversi ragazzi perché ha giocato nel Bari anche, quindi con diversi dei ragazzi che erano qui si conoscevano, si è inserito benissimo, un ragazzo serio, un ragazzo voglioso che lavora bene, quindi sicuramente sarà un under che ci darà una mano nelle rotazioni, ci darà una mano nei momenti in cui ci saranno squalifiche, ci darà una mano in generale. Ecco, un ragazzo che si è inserito bene, siamo molto contenti. E concludiamo con l'Elzeviro di Mario Sicolo. 47 anni, un giorno fa si spegneva la lucente esistenza del professor Nicola Rossiello. Una vita dedicata ai suoi allievi nella mitica Ambrosiana, trampolino di lancio per i talenti più validi che spesso e volentieri approdavano al Bitonto. 47 anni e un giorno fa, esattamente il 3 gennaio, si spegneva la lucente esistenza del professor Nicola Rossiello. Maestro di pallone e di vita d'altri tempi, nostalgiche foto in bianco e nero ce lo restituiscono di bianco vestito, con lenti scure e pensose, mentre guida un manipolo di imberbi atleti. Il prof ha lasciato un ricordo indelebile e commosso nei suoi allievi. Massima era la dedizione alla crescita non solo fisica dei ragazzi, convinto assertore essendo dell'importanza culturale e sociale dello sport. Intere giornate passate al campo quando era solo un fazzoletto di deserto bitorzoluto, ad indicare la strada del domani a chi voleva seguirlo, stanno lì a testimoniarlo. Per i mini calciatori della sua Ambrosiana, mitica squadra che destinava spesso e volentieri i suoi virgulti migliori al Bitonto, sosteneva volentieri enormi sacrifici, compreso acquistare le divise, di cui si riforniva presso un mitico negozio ad hoc in quel di Molfetta, gestito da 2 suoi concittadini. E i discepoli impavidi, il più celebre di questi, Cesarino Vitale, talento sfolgorante e cognome garanzia di pallonare a passione, ha giocato persino in Serie B, lo ripagavano spesso con partite piratesche, sovvertendo pronostici in partenza disperati contro corazzate giovanili avverse.
Al prof Riccora Rossiello sono stati dedicati una targa sulla tribuna del Città degli Ulivi, recuperata lodevolmente dal giornalista Nicola Lavacca, e un centro polivalente su Via del Petto, mestamente oltraggiato dal tempo, ma soprattutto da assurda incuria e colpevole abbandono, con doveroso disdoro di tutte le amministrazioni che l'hanno permesso. Parlando di Mario Licinio, Tonino Splendorio, docente pure lui e pedatore antico, sorridendo amaro, mi confidava un giorno: quello di oggi è il calcio dei danari, il nostro è del calcio dei sogni e dell'amicizia. Ecco, Nicola Rossiello di questo calcio è stato uno degli interpreti più puri. E prima di chiudere, qualche appuntamento per i prossimi giorni. Nel weekend, ultimi momenti legati alle festività natalizie con il presepe vivente che si svolgerà a Bitonto, presso l'ex frantoio in Via Verdi, organizzato dalle comunità parrocchiali di San Leucio, Santa Caterina e Santissimo Sacramento. Appuntamento questa sera e domani, dalle 18 alle 21. A Polombaglio, questa sera e domani sera, ultime aperture del presepe vivente organizzato dalla parrocchia Maria Santissima Immacolata. Questa sera musica live dalle 19.30, mentre domani sera dalle 20 arrivo dei rimaggi. A Mariotto invece, domani sera presepe vivente all'epoca di San Francesco, presso il giardino della parrocchia di Santa Maria Addolorata, dalle 17.30 alle 21.30. E con questo è tutto, vi diamo appuntamento la prossima settimana, sabato 11 gennaio. Dalla nostra redazione, ancora un felice anno nuovo. Medicamen è da 40 anni il punto di riferimento per i baresi e non solo nell'ambito della parafarmacia e sanitaria. All'interno dell'attività, vasto assortimento di dermocosmesi, calzature sanitarie ed ortopediche. Medicamen, inoltre, è rivenditore autorizzato Fratelli Tomasi Calzature. Tante poi le novità, tra cui elettrocardiogramma, holter pressorio e cardiaco, plantari su misura e la possibilità di una visita specialistica con un tecnico ortopedico. Numerose idee regalo per Natale e non solo. Medicamen, sanitaria e parafarmacia del dottor Mariano Rubini, è in via Melo 207B, Bari. Telefono 080 523 7646. Medicamen, da 40 anni, è al vostro servizio.